Come viveva Simona il suo peso in più? Sempre agitata, nervosa, piangeva sempre, malinconica, triste. E da quando ha iniziato a fare super jump e dimagrita, com'è diventata? Più allegra, simpatica, tutti la cercano perché il suo sorriso piace a tutti, è sempre allegra e spensierata. Stai contenta del suo cambiamento? Sì, sono contenta perché prima il suo problema era diventato anche il mio, perché io come mamma non sapevo che cosa dire e che cosa fare. A tutti voi che non avete creduto in me, io invece ce l'ho fatta e sono qui a raccontare una trasformazione che per me è stata tosta, ma allo stesso tempo bellissima. Il poter dire ce l'ho fatta. Mi piacerebbe molto fare questo percorso con l'integrazione e l'alimentazione insieme con le ricette, perché è quello anche che blocca, soprattutto, non avere fantasie in cucina. Ciao Simona, Ciao. oh, ti vedo in gran forma. Sì. In Allora, raccontaci che cosa è successo in queste 3 settimane. queste 3 settimane c'è stato un cambiamento strepitoso. Con l'integrazione e con la dieta ho raggiunto dei risultati inaspettati per me. Buongiorno. E mentre tutti dormono, io inizio già a volermi bene di prima mattina. Foscolina. E da subito con la foscolina ho visto dei miglioramenti con l'intestino, la regolarità, i gonfiori all'addome e poi mi è passato il senso di fame nervosa che cercavo sempre i dolcetti dentro casa, non ho proprio più sentito la fame nervosa. Allora, i prodotti che ti ho dato, quali erano? Foscolino, Garcinia Cambogia e Enzymax. Enzymax, ok. Adesso ti aiuto a capire che cosa ti hanno aiutato a fare. Allora, il controllo del senso di fame e la Garcinia. La Garcinia ti ha aiutato con questo senso di fame e la regolarità ti ha aiutato, diciamo, a essere regolare, diciamo, ti Sì. senti proprio leggera, giusto? Leggera, sì. Sì. La foscolina, hai sentito energia? Ok, la forsicolina è una grande energizzante, ci aiuta l'energia, ci aiuta la forza. E poi Enzymax, perché tu hai detto che avevi un po' di intolleranza, un po' di Sì, così. al lattosio. E come va? Benissimo, benissimo, davvero non me l'aspettavo in così poco tempo. Davvero eccezionale. Non sento più nemmeno la pesantezza alle gambe e mi sento veramente bene. Quello che mi indosso mi sta bene perché di solito sempre la pancia che vedevo sempre gonfia nelle foto, invece adesso mi sento veramente bene. Ti continui a saltare? Sì. Ti continui a saltare, ti stai sempre allenando. Allora, che cosa è cambiato in queste 3 settimane? Hai cambiato solo l'integrazione o hai cambiato anche qualcos'altro? Ho inserito l'integrazione e la dieta, quella dei 21 giorni. E è stato veramente un cambiamento che non mi aspettavo. Allora, il 21 giorni hai fatto forma di pera, corretto? Giusto. Ok, parlaci di questo percorso del 21 giorni. Pera, dal nostro, diciamo, questo spiego a tutti quanti. Abbiamo scritto un libro, io e Sasha Sorrentino, con l'aiuto di Veronica Cibello per tutte le ricette. E abbiamo fatto 21 giorni forma mela e 21 giorni per le donne a forma di pera. La nostra Simona è più, diciamo, a forma Pera, di pera. sì. E così l'abbiamo dato in prova questi 21 giorni. Allora, come è andato? Bene, perché non c'è una quantità specifica da seguire, quindi potevo mangiare quello che mi sentivo e è andato bene, non c'avevo fame per niente, se non era che mi ricordavo che dovevo mangiare, non c'avevo senso di fame per niente. Allora, in 3 settimane quante chili hai perso? Tre. Però 1 chilo a settimana, cioè 1 chilo a settimana è tanta roba. Sì, ma poi bene, cioè che si vedono proprio. Dove hai perso i centimetri? Ai fianchi. Beh, sulla Simona è cambiata sulle gambe, è cambiata sulle braccia, è cambiata sull'addome, i polpacci. Ha avuto un cambiamento forte. Dopo ci sentiamo le mani, scusate ragazzi, ma 3 chili, centimetri dove volevi, perché questo è il fatto che io e Sasha abbiamo sempre sostenuto che è possibile perdere peso
localizzato, in modo localizzato, centimetri dove volete voi, e questo è un grande successo. Allora, ma anche il gonfiore delle cosce, anche lì ho perso centimetri. Ora vedo Simona molto più serena, allegra, e molto più sicura di sé. Qui parecchi, perché si vedono, l'ho misurato 7. 7 centimetri? 7 centimetri ai fianchi. In 3 settimane? In 3 settimane. E sono tante. E quella è la forscolina, anche la forscolina, perché sia la dieta che l'integrazione lavorano insieme. Perché tu sei sempre stata una super jumper, non è quella che abbiamo cambiato. Abbiamo aggiunto... l'integrazione e la dieta. Allora, è l'altra cosa, che ti sta dicendo le persone intorno a te? Ma tutti mi vedono dimagrita, infatti sembrano di più di 3 kg, perché sono proprio ai punti giusti, dove avevo bisogno di perderli. Simona la vedo bellissima, non posso aggiungere altro, la vedo bellissima, perché Simona è bellissima dentro e fuori. Ho perso notevolmente del peso. Con gli integratori ha avuto un cambiamento emotivo, è più tranquilla, più serena, Simona migliore. E le gambe, i fianchi, tutti mi dicono che sto bene. E poi mi vedono che sono più solare, meno nervosa come ero prima, più tranquilla. Infatti ti vedo molto energica, cioè tu c'hai un'energia oggi che ti sprizza, cioè proprio c'è la gioia. Sì, no, è vero, ma questo è successo da subito, i primi 3 giorni già avevo visto un cambiamento proprio. Sì. È bellissima. Allora, fantastico. Simona, sei dolcissima e ti voglio tanto tanto bene, sono orgogliosa di te e onorata di esserti amica. Allora, Simona, sono contentissimo di quello che stai facendo. Se ti amavo prima, adesso se si può ti amo ancora di più, e probabilmente non ti ho mai detto che devi credere sempre di più in te stessa. Che ti voglio un mondo di bene. Siccome gli integratori continuano, e ti anche invito, volendo, che quei 21 giorni possono andare anche un po' a loop, anche essere prese semplicemente come schema. Certo, sì. Più che altro non era una dieta, erano delle regole da seguire. Non era una vera e propria dieta con restrizioni forti, delle regole da seguire, che è quello di cui c'avevo bisogno. No, infatti, perché noi diciamo mai dire dieta, perché la dieta finisce. La stile di vita non finisce. Bravissima, è lo stile di vita. Ho imparato delle regole per mettere in pratica uno stile di vita che mi facesse bene. Tutte le ragazze che stanno là fuori, che sono insicure, che hanno gettato la spugna, parli a loro, parli di come volere e potere per te. Che parla, stanno di fronte a te. Sì, bisogna trovare il giusto modo di vedersi. Cioè, se noi stiamo bene con noi stesse, poi gli altri ci vedono in modo positivo e vedono il bello che c'è in noi. Quindi prima di tutto dobbiamo volerci bene noi stesse. E c'è sempre un primo giorno per iniziare, c'è sempre. Non bisogna mai gettare la spugna. Se non ci vanno bene i nostri fianchi, le nostre cosce, domani, oggi, è il giorno giusto per iniziare a mettere un cambiamento. Perché si può. E ci riusciamo. Se ci crediamo, ci riusciamo sicuramente. Yes, I can.